Oggi facciamo una bella torta rovesciata alle mele con limoncello. Ingredienti per questa ricetta sono 150 g di farina, un paio di bicchierini di limoncello, 100 g di zucchero, 80 ml di olio, 10 g di lievito, 3 uova, 2 mele, zucchero di canna. Come prima cosa sbucciamo le mele. Una volta che le abbiamo sbucciate, togliamo la parte con i semini e facciamoli a tocchetti. Irroriamo le mele con un bicchierino di limoncello e le lasciamo da parte. Mettiamo le uova intere con lo zucchero. Abbiamo montato pelo, è diventato spumoso spumoso. Adesso aggiungiamo, sempre continuando, l'olio di semi a filo. Aggiungiamo circa 30 ml di limoncello, un altro pochetto. Ho setacciato lievito e farina e adesso poco alla volta vado ad aggiungerlo al composto. L'impasto è pronto. Io per questo impasto ho usato uno zucchero a minore impatto glicemico. Voi potete usare anche uno zucchero normale. Allora, procediamo così adesso. Prendiamo i tocchettoni di mele, li sgoccioliamo per bene dal limoncello e li mettiamo in teglia. La teglia l'ho imburrata, infarinata e poi ho messo sotto un foglio di carta forno. Aggiungo 3 cucchiaiate abbondanti di zucchero di canna, rigiro le mele e verso sulle mele l'impasto. La teglia è di 20 centimetri e adesso abbiamo preparato tutto, portiamo in forno a 165 gradi per circa 30 minuti. Eccola qua, l'abbiamo sfornata e adesso la capovolgiamo, sganciamo. Ed eccola qua, perfetta. Cavolo, sei buono. Ho assaggiato un pezzettino.